La sindrome di Atlante, questa è la fibromialgia, malattia che nella sua forma pura inizialmente fu descritta così perché era una nucalgia. Poi nella sua forma più grave è una panalgia con interessamento anche periferico, vuol dire un dolore che invade tutto il corpo. Colgo l'occasione per invitare tutti i consiglieri, quelli che possono venerdì prossimo a un'iniziativa promossa giovedì, domani l'altro, scusate, fra 2 giorni, a un'iniziativa promossa appunto dal Movimento 5 Stelle insieme a Sì Toscana a Sinistra con l'associazione Fibromialgia. È una bella iniziativa fatta di professionisti. Professionisti che dovrebbero arrivare un po' da tutta la Toscana e quindi si fa un po' lo stato dell'arte su questa malattia. Si farà lo stato dell'arte anche sul piano legislativo, per cui se l'assessore fosse presente è un'occasione per parlarne. Diciamo, abbiamo invitato anche un parlamentare nazionale che ha presentato a livello nazionale una proposta di legge per il riconoscimento della fibromialgia come nosograficamente utilizzabile ai fini anche della legge 68 piuttosto che dei criteri di handicap e di invalidità, perché al momento, essendo fondamentalmente una patologia come dire, sine materia, dove non è facile riuscire a identificare dei parametri per fare una diagnosi certa, diventa complicato intervenire in termini medico-legali sugli aspetti di simulazione e dissimulazione. Ma questo non ci deve riguardare da un punto di vista clinico, invece ci deve riguardare la sofferenza di queste situazioni cliniche così gravi qualche volta. Voglio ricordare che su questo qualche passo avanti in Toscana è stato fatto, assolutamente. Per esempio, il gruppo di Careggi della terapia del dolore ai pazienti fibromialgici riesce a fornire gratuitamente vuol dire a spese del Servizio Sanitario Pubblico, comunque tramite la farmacia di Careggi, anche terapia a base di cannabis. Quindi domani faremo anche un po' il punto della situazione. Io come tossicologo penso che farò un piccolo intervento su questo, anche sullo stato d'avanzamento della cannabis terapeutica. Guardate, è l'unico che lo fa a Careggi, e attenzione perché ancora c'è da normare molto a livello toscano. Lo fanno anche a Siena, però pensate che a Siena lo fanno solo per chi è residente nel comune di Siena, neanche quelli che sono in provincia. Ora ditemi voi. No, no, dico, riflettiamo, chiedo scusa, riflettiamo sulla disomogeneità. No, Careggi lo dà anche fuori regione per chi viene fuori regione e Siena non riesce a dare. Cioè, quindi i senesi della provincia di Siena vanno a Careggi per avere il farmaco. Cioè, sono quelle cose un po' particolari su cui chiaramente si può e forse si deve anche intervenire, no? In questo senso. Poi certo si può sorridere, anche giusto farci un po' di ironia. Però dicevo, il senso era un pochino questo, cioè che un malato della provincia di Siena debba andare a Careggi per avere un farmaco, quando lo stesso farmaco lo può trovare a Siena, è un po' una contraddizione in termini. Detto questo, e appunto premesso che un po' in Toscana qualcosa è stato fatto, io accoglierei volentieri la mozione presentata con due integrazioni, secondo me, importanti, che sono il fatto che nel 2014 questo Consiglio, credo all'unanimità, ha approvato un'altra mozione analoga, che è la mozione numero 911 del 2014. Quindi io concorderei questo se è possibile, emenderei la vostra mozione scrivendo nelle premesse, vista la mozione 911-2014 approvata nella scorsa legislatura e dopo l'impegno del Presidente della Giunta, ad attuare quanto previsto dalla mozione 911-2014, lasciando poi il resto tutto inalterato. Con questo emendamento siamo disponibili a
ad approvarla, perché era già una buona mozione, c'era solo da verificare lo stato d'avanzamento in giunta di quella mozione lì.